Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Paolo Noyes e Marco Mazzoli continuano ad essere i mattatori della 16ª edizione dell'Isola dei Famosi. Amatissimi dal pubblico, i due conduttori dello Zoo di 105 cominciano ad accusare una certa stanchezza. Nei giorni scorsi, Paolo Noyes ha anche accusato un malore che lo ha costretto ad un ricovero temporaneo. Forse non è chiaro, ma io e Paolo vogliamo tornare a casa, ha detto Marco Mazzoli tra il serio e faceto durante la quarta puntata dell'Isola dei Famosi. Abbiamo fatto la nostra avventura, ma abbiamo un programma radiofonico quotidiano bellissimo, ci possono ascoltare tutti i giorni, siamo anche in televisione. Abbiamo fatto la nostra bella performance, noi vi salutiamo. Basta. Sì, certo, bello bello arrivi, ha ironizzato Ilary Blasi. Rinunciamo ai nostri cachet, li diamo in beneficenza, ma noi vogliamo andare a casa. È un incubo, ha ribadito Mazzoli. La conduttrice ha fatto orecchie da mercante, il pubblico non vuole. L'esilarante siparietto è stato interrotto da un'immagine mostrata erroneamente ai due naufraghi dalla regia, che ha spoilerato loro la sorpresa organizzata dalla produzione. No, aspetta, sono qui, ha urlato Paolo Noyes. Ho visto mia moglie. Ridammi l'immagine, gli ha fatto eco Marco Mazzoli. La regia ha quindi inquadrato due donne sulla spiaggia, ovvero le consorti dei due naufraghi. Guardate bene nel monitor e poi ditemi se sono stata brava, ha detto Ilary Blasi invitandoli a raggiungere di corsa la playa. Qui Marco Mazzoli ha abbracciato la sua Stefania Pittaluga e Paolo Noyes la moglie Stefania Caroli. Siete bellissimi, puzzate come un marshmallow, ha ironizzato quest'ultimo. In Honduras, sono sbarcati anche i cagnolini dei due conduttori dello Zoo di 105. I due cuccioli più piccoli sono stati accompagnati in spiaggia da Alvin in versione dog sitter. Quindi è stata la volta del momento più romantico della serata. Come promesso durante la scorsa puntata, Marco Mazzoli ha chiesto alla moglie di risposarlo. I due si sono conosciuti nel 2009 e un anno dopo sono convolati a nozze a Miami con una cerimonia un po' improvvisata e molto low profile durante un viaggio insieme ad una coppia di amici. Ieri sera, il conduttore radiofonico ha fatto le cose per bene. Marco Mazzoli, sono stato un barbone per almeno 13 anni. Minca, ho pagato io? Ha ironizzato alla vista della scatolina contenente il brillocco. Amore, quando sono andata a fare shopping. Ricordi? Ha risposto la moglie. Lo ammetto, sono stato un barbone per almeno 13 anni, ha dichiarato il naufrago, pensavo di cavarmela con un matrimonio da $130, ma poi sono finito in un reality show che odio. Odio a morte questo programma e tutto quello che ne concerne. Però mi hanno fatto fare una cosa giusta. Una. Mi hanno fatto capire quanto ti amo. Stefania, vuoi sposarmi? Di nuovo? Ha chiesto Marco Mazzoli dopo essersi inginocchiato. La consorte ha risposto sì. Stefania, com'è l'anello? Ha chiesto Ilary Blasi. È bellissimo. Finalmente, ha ribattuto la Pittaluga mostrando il brillocco. Volevo cambiare macchina quest'anno. Niente. Ha chiosato il conduttore radiofonico. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.